video. Oggi voglio preparare con voi delle crepe. Questa ricetta delle crepe è veramente velocissima e soprattutto è super light, la possono mangiare veramente tutti. Allora, quello che ci serve per preparare queste crepe, gli ingredienti, anche gli attrezzi sono questi. Ci serve una bottiglia, un imbuto e poi ci servono dei bicchieri, due bicchieri. Invece per quanto riguarda gli ingredienti ci serve del latte, ovviamente se preferite farle light vi consiglio di utilizzare il latte parzialmente scremato a lunga conservazione, un pizzico di sale, due uova e della farina che andremo a misurare poi con i bicchieri. Allora, come prima cosa abbiamo detto ci serve una bottiglia che deve essere vuota, che servirà per mettere il nostro impasto e sbatterlo in modo da velocizzare il procedimento. Quindi questa ricetta è veramente light e super veloce, ragazze. Quindi, allora, come farina, iniziamo subito a mettere la farina. Mettiamo due bicchieri di farina, non molto pieni. Qua. Quindi prima di tutto mettiamo sempre la farina, perché se non imbuto si bagna e la farina non scende più. Mettere un pizzico di sale, due uova, un bicchiere di latte. Ovviamente non ho centrato la mia. Ecco qua. Quindi andiamo a mettere il nostro latte. Il tutto. Basterà veramente poco, ragazzi, e le nostre crepe sono fatte. Adesso le andiamo a cucinare. Ok, ragazzi, quindi adesso andiamo a riscaldare una pentola antiaderente. E quando sarà riscaldata ci andremo a passare un po' di burro dentro la pentola e poi siamo pronti a cucinare le nostre crepe. Ecco qua, ragazze, quindi abbiamo versato un po' del nostro impasto dentro la pentola antiaderente dopo averla fatta riscaldare. Quando è bella calda ci mettiamo un po' di burro dentro, solo per dare un po' di gusto alla nostra crepe, e poi ci versiamo l'impasto. Quindi aspettiamo qualche secondo che cuocia. Appena sarà cotta dovrebbe staccarsi, insomma ancora non lo fa, e sarà pronta per essere girata. Ecco qua, staccata, quindi lasciamo cuocere ancora qualche secondo e poi la possiamo girare. Dopo averle fatte tutte, ragazze, le potete farcire come volete. Io vi consiglio di mettere, visto che non contiene zucchero, un po' di zucchero a velo quando è terminata. Di solito la farcisco con lei, con la nostra Nutella. E niente, ragazze, fatemi sapere se la ricetta vi piace.
e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate di mettere un pollice su e soprattutto di iscrivervi al canale, e se lo fate vi ringrazio tantissimo. E noi ci vediamo alla prossima con una nuova ricetta. Ciao!